Un minuto con Padre Pio nei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nella cosiddetta stanza delle lettere, perché una parete di questa stanza è coperta, potremmo dire proprio così, da tutte queste lettere. E sono solo alcune delle lettere che sono giunte in santuario, come ci racconta questa targa, dal maggio del 1965 all'aprile del 66, italiane ed estere, cioè meno di un anno. Ecco, queste erano le lettere che arrivavano qui a San Giovanni Rotondo. Quante storie possiamo immaginare, quanti racconti, e anche quando Padre Pio, ecco, affidavano tante persone i guai della loro vita. Quanti, ecco, tra questi erano figli spirituali? Perché poi c'era una vera e propria richiesta nei confronti di Padre Pio, diventare figlio spirituale. Ma in tanti, anche ancora oggi, si chiedono come possiamo diventare figli spirituali di Padre Pio. Su questo c'è un passaggio del testo Io, testimone del Padre di Fra Modestino Fucci, che racconta proprio la sua richiesta e la possibilità di poter, ecco, far ingrandire questa sua famiglia, accogliendo tante persone come suoi figli spirituali. Ma in tanti, ancora oggi, si chiedono come si diventa figlio spirituale di Padre Pio, scrive Padre Marcellino Ia Senza Niro. In genere, lui racconta, nessuno si sentiva di dirsi suo figlio nello spirito se prima non veniva da lui autorizzato. Allora, se ne faceva una esplicita richiesta proprio a Padre Pio. A volte anche chi era già da molto tempo sotto la sua guida si poneva una serie di problemi. La signora Lucietta Pennelli di San Giovanni Rotondo, fin dal tempo della sua prima comunione, ha cominciato a confessarsi da Padre Pio, che la curava come un fiorellino. Diventava giovinetta, un giorno in cui una persona innanzi a lei aveva chiesto proprio a Padre Pio di essere ammessa tra i suoi figli spirituali, disse: "Padre, prendete pure me", disse Lucietta, "come figlia spirituale". E Padre Pio le rispose: "E finora di chi sei stata figlia?" Le rispose appunto sorridendo. Se dunque quindi Padre Pio si era preso questa grande responsabilità di portare a Dio un'anima, questa ormai gli apparteneva. Ecco, quando invece però non conosceva chi esprimeva questo desiderio di entrare appunto nella sfera della famiglia spirituale, della sua protezione, ma soprattutto metteva delle condizioni ben precise, Pinapatti, dopo che nel 1956 aveva cominciato a confessarsi anche con una certa regolarità proprio da Padre Pio, una volta gli disse: "Padre, voglio diventare sua figlia spirituale, posso?" E Padre Pio rispose: "Non ti accetto. Prima devi mantenerti buona". La povera signora, però, man mano che il tempo passava, si accorgeva veramente che sarebbe stata un'impresa rimanere nel programma che era stato imposto da Padre Pio. Ed un giorno gli manifestò tutti i suoi dubbi: "Padre, io non credo di riuscire a diventare da sola, sua figlia spirituale, ad essere buona, ecco, credo che non ce la farò". E Padre Pio rispose: "Io adesso ti dico di sì". E veniamo al mese di maggio. Una giovane donna, trovandosi qui a San Giovanni Rotondo, spinta dalla sua madrina che le era accanto, chiese a Padre Pio, se accettava entrambe come figlie spirituali. E il padre poi rispose: "Prima correggetevi, poi sarete mie figlie spirituali". Tornata a casa, cominciò a pensare seriamente su quale punto dovesse fissare la sua condotta per avere una maggiore attenzione, e una notte fece un sogno nel quale Padre Pio le indicava il suo difetto predominante. Per tutto il mese si impegnò a correggersi e pregò tanto il Signore perché Padre Pio l'accogliesse nel numero dei suoi figli, e dopodiché si recò di nuovo sul Gargano e consegnò a Padre Pellegrino un biglietto con la sua richiesta, fatta anche a nome della madrina. La risposta del padre le giunse sempre tramite il fedele compagno di Padre Pio, Padre Pellegrino, che diceva: "Padre Pio ti accetta come figlia spirituale, purché ti comporti da buona cristiana". La risposta era al singolare, l'altra rimaneva esclusa.